circa 2 mesi fa, lo spaventoso incendio alla ditta TRS di Caorso, azienda specializzata nello stoccaggio dei rifiuti industriali. Oggi la conferenza stampa in prefettura per analizzare i dati ARPAE sulla qualità dell'aria che nella notte del 28 giugno scorso si riempì di un fumo denso e nero, allarmando i cittadini di diversi comuni. Il sindaco di Caorso e il sindaco di San Pietro hanno voluto condividere proprio in prefettura questo momento di chiarezza sullo stato e lo sviluppo della situazione a seguito dell'incendio. Io ben contento li ho accolti, convocando tutti gli organi tecnici, perché in questo caso si riesce a far emergere una situazione reale dello stato dell'arte e la si comunica come dovere nostro ai cittadini. Trattandosi di rifiuti industriali, i cittadini di Caorso e dei comuni confinanti avevano espresso molta preoccupazione, temendo, a causa delle esalazioni scatenate dall'incendio, ripercussioni su ambiente e soprattutto salute. Un rischio che, secondo le analisi sulla qualità dell'aria condotta da ARPAE a poche ore dall'incendio, era stato prontamente escluso. Un responso ribadito anche oggi. Sono stati sicuramente rilevati degli inquinanti, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e solventi organici aromatici. Comunque sia, sono sempre risultati inferiori ai valori di riferimento di qualità dell'aria. Si è trattata inoltre di un'occasione per focalizzare l'attenzione su quali siano le precauzioni da adottare, sia per quanto riguarda il sistema di soccorso che per le aziende del territorio, affinché questi eventi non solo diventino sempre più domabili, ma soprattutto sempre più rari. L'obiettivo è dunque migliorare i sistemi per arrivare, non dico all'impatto zero perché si diceva impossibile, ma cercare di evitare assolutamente questo tipo di incidenti, non solo a Caorso ma a livello di tutta la nostra provincia, e poi appunto migliorare come è possibile il sistema di comunicazione. Noi abbiamo utilizzato nella fase emergenziale gli strumenti che avevamo, WhatsApp, Facebook, i social network presenti sul momento. Potremmo e dovremmo studiare forme di avviso alla cittadinanza migliori, soprattutto per tranquillizzare. Noi abbiamo utilizzato quegli strumenti per trasmettere il messaggio di quello che succedeva, tranquillizzando il più possibile, e questo deve essere amplificato e migliorato.